Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo questo Acer E500 che ha un problema inerente all'hard disk. Il suo hard disk IDE originale è praticamente morto e questo computer, avendo qualche problema di compatibilità, diciamo in fase di formattazione con gli hard disk SATA, è meglio quindi prenderne uno sempre IDE. Quindi ne ho ordinato uno da Amazon, ovviamente vi lascio il link in descrizione. Ne ho ordinato anche un altro per averlo di scorta. E ho ordinato un hard disk generico, in questo caso mi è arrivato un Hitachi da 160 giga da 3,5, e ne ho acquistati due al prezzo di 16 euro l'uno. Quindi 32 euro spedizione inclusa. Un prezzo devo dire abbastanza buono, specialmente per il fatto che questi hard disk incominciano a diventare abbastanza rari. Sono entrambi perfettamente funzionanti, ma comunque in caso aveste qualsiasi tipo di problema o smettesse di funzionare, sappiate che sono garantiti per un anno. E sono sicuramente la giusta scelta da fare per mantenere in vita una macchina un po' datata come questa. Ora non dobbiamo fare altro che rimettere l'hard disk nel suo alloggiamento, collegare l'alimentazione e il cavo IDE e siamo pronti per reinstallare il sistema operativo. Questo video è terminato. Se avete delle domande potete farle nei commenti. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di mettere mi piace e condividetelo. Io vi ringrazio per la visione e vi chiedo di iscrivervi al canale per restare aggiornati sui prossimi video.